Nelle città travolte dai vandali è il momento di fare pulizia e cercare di riportare normalità. Il leader dell'opposizione laburista, Ed Miliband, si è recato a Manchester per toccare con mano la devastazione. Ha incontrato le autorità locali e i volontari che stanno cercando di rimettere ordine e li ha ringraziati per il lavoro svolto. Nel nord dell'Inghilterra sono arrivati anche 250 poliziotti dalla Scozia per aiutare nel ripristino dell'ordine. In relazione alle violenze di questi giorni, che da Londra si sono propagate altrove, sono state fermate oltre 1000 persone. Quasi 800 solo a Londra, tra queste anche un ragazzino di 11 anni. Nella capitale la presenza della polizia è stata rafforzata dopo l'esplosione dei disordini, arrivando a contare 16.000 uomini. Così come in altre città, le autorità invitano a non recarsi nelle zone a rischio.